sempre nostre barriere avverso altri uomini del male le schiere. Gocce di buio, fosche, distillate di stelle, han stancato dei tuoi occhi il vegliare, tue compagne, oniriche visioni, le rive dell'Iri, i monti ombrosi e le cadenze amiche, l'odore acre di muglie e di sudore, al campo la gavetta fumante a saziare, spartana tenda amica al tuo riposo, e i tuoi alpini che non hai voluto abbandonare. Si incorpora di luce l'orizzonte, veste in sacco di guerra, uomo di pace, fiducioso, affronta il tuo cavallo, lungo la strada incontrasti Cristo e vestisti del martire il sudario, la tua pista diventò di gigli, a seguitare degli eroi la marcia, dell'amba d'oro gli arditi, di Cefalonia i martiri, del Galilea i sacrificati, di Berate e del Don i santificati e quelli d'Italia del riscatto, martiri, eroi, testimoni di pace. Luca, alpino d'Italia, presente! Ringraziamo Rodolfo Damiani. Allora so che Rodolfo desidera consegnare, aiutato dal nostro piccolo Francesco, le pergamene che racchiudono questa intensa composizione poetica. Iniziamo con la consegna alla famiglia dell'alpino Luca Polsinelli. Proseguiamo con la consegna della pergamena al sindaco del comune di Sora, Ernesto Terzini. Ed ora il comandante del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, colonnello Massimo Iacobucci. Al tenente colonnello Pasquale Tomasco per il 41° Reggimento Cordenons. E all'Associazione Alpini, sezione Abruzzi, al dottor Giovanni Natale.